Signore,
Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Padre Santo, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza, fa che accogliamo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Dicono gli empi fra loro sragionando: tendiamo insidia al giusto, che per noi è incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa, e si tiene lontano dalle nostre vite come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti, e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua altezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo alla morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Grida i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Morti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Custodisce tutte le sue ossa. Neppure uno sarà spezzato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi in lui si rifugia. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Thank you.
se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere?» Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano ancora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Continua con l'insistenza nel Vangelo di questi giorni il racconto della disputa tra Gesù e gli scribi e i farisei, che, come dice l'Evangelista, cercavano un pretesto per farlo morire. E il rifiuto, l'odio nei suoi confronti cresce progressivamente, e sappiamo bene che poi raggiungerà il culmine nel momento della cattura, del processo, della salita al Calvario e della morte. Però c'è, nelle pagine del Vangelo, un crescendo che sottolinea la distanza tra Gesù, da una parte, e dall'altra, qualche volta addirittura gli stessi discepoli, e poi soprattutto questo gruppo dei maestri della legge, di coloro che si ritenevano custodi dell'alleanza di Dio con il popolo di Israele. E in questo dialogare, a volte anche secco e violento, noi vediamo che continuamente Gesù cerca di riportare i suoi interlocutori nel giusto atteggiamento, nella direzione corretta. E risalta allora la pazienza, la capacità educatrice, la potremmo chiamare, che Gesù mette in atto. Ricomincia ogni volta con pazienza a dire chi lui è, qual è la sua missione, ciò che il Padre gli ha affidato. Però di fronte si trova un muro, gente che non vuole ascoltare. Abbiamo sentito nel discorso di oggi Gesù che dice ai suoi interlocutori: «Voi mi conoscete e sapete da dove sono». Certo, tutti sapevano chi era, da dove veniva, quali erano i suoi familiari, qual era il villaggio dei genitori. «Voi mi conoscete e sapete da dove vengo». E però non mi conoscete, gli riprovera Gesù, cioè non capite qual è la mia vera identità, perché siete indifferenti, oppure siete refrattari, non volete cogliere il messaggio che il Padre vi dà per mezzo mio. Ed è su questa parola di Gesù e su questo suo riprovero che noi siamo chiamati, mi sembra, a fermare un attimo la nostra riflessione. Anche noi conosciamo Gesù. Anche noi sappiamo da dove viene, che cosa ha fatto nell'arco della sua vita terrena, quali insegnamenti ci ha lasciato. La questione però è che se questa conoscenza si riduce a una conoscenza intellettuale, siamo stati al catechismo per la preparazione dei sacramenti, abbiamo letto qualche passaggio del Vangelo, abbiamo letto forse anche qualche libro, qualche commento che ci ha aiutato a capire qualcosa di più. Ma se questo bagaglio, chiamiamolo così, che
che si è andato accumulato, si è andato ad accumulare nell'arco degli anni, se questo bagaglio non ci insegna a pensare secondo il Vangelo. E allora sì, noi conosciamo Gesù, ma di fatto siamo estranei. Perché quello che Gesù domanda ai suoi discepoli non è tanto un arricchimento di nozioni, non è tanto un approfondimento culturale, e tutti dobbiamo utilizzare la nostra intelligenza per trovare anche lì le ragioni della nostra fede. Ma Gesù ci dice: non bisogna fermarsi a questo. Bisogna che tutto quello che voi avete imparato e continuate ad imparare frequentando il testo sacro e altri strumenti che vi possono aiutare, bisogna che tutto questo arrivi a modellare la vostra vita, arrivi a coltivare dentro di voi il pensiero di Dio. Altrimenti è una conoscenza superficiale, una conoscenza esteriore. E sappiamo bene che nel corso del tempo tanti specialisti della scrittura, tanti teologi hanno dovuto riconoscere di non avere la fede. Conoscevano anche le virgole del testo sacro, e però mancava quella adesione interiore a Gesù scelto come maestro e signore della propria vita. Per questo quella critica che Gesù rivolge ai suoi ascoltatori e che l'Evangelista Giovanni ci riporta questa sera diventa, mi sembra, per tutti noi anche un'occasione di esame di coscienza. Come conosco Gesù? Che cosa so di Lui? E la prima risposta è certamente, lo dicevo prima, il ricordo del percorso di catechesi, delle letture, delle preghiere, eccetera. Ma la domanda seguente, che diventa molto più incalzante, è: tutto quello che io so di Gesù mi aiuta a comportarmi da discepolo? Orienta le mie scelte quotidiane? Mi conduce a possedere il pensiero di Dio? Ricordiamo quel passaggio quando Pietro vuole distogliere Gesù dall'andare a Gerusalemme, andare incontro alla passione. Gesù lo rimprovera aspramente, gli dice: tu non pensi secondo Dio, ma pensi secondo gli uomini, allontanati da me. Noi siamo tutti chiamati, in quanto cristiani, a pensare secondo Dio. E dunque dobbiamo permettere che quella conoscenza che noi abbiamo acquisito di Gesù passi dalla mente al cuore, passi dalle intenzioni alle azioni, si trasformi in un comportamento fedele e coerente, anche quando questo può costare sacrificio. Altrimenti anche noi meritiamo il ricovero di Gesù. Voi mi conoscete, voi sapete da dove vengo, però mi siete estranei. Ancora una volta lasciamo che questa parola forte del Signore interpelli la nostra vita e la nostra coscienza. E là dove vediamo che abbiamo pensieri e atteggiamenti che riflettono soltanto la conoscenza fredda intellettuale di Gesù, vediamo di allontanarli e di correggerli. È l'operazione della Quaresima, quella della conversione, che tocca i diversi istanti, i diversi aspetti della nostra esistenza. E ancora una volta chiediamo alla Vergine Maria, Madre di Gesù, di domandare per noi quella sapienza, cioè quella capacità di avere uno sguardo chiaro, uno sguardo che va in profondità, per definire che cosa ci qualifica come veri discepoli del suo Figlio, e per operare affinché ciò che costituisce un'ombra in questo nostro dialogo, in questa relazione con Lui, siamo capaci di allontanarlo e di trasformarlo. E allora celebreremo davvero una buona Pasqua.
e poniamo sull'altare, insieme con il pane e con il vino, le nostre gioie, le nostre fatiche, le nostre speranze. E chiediamo che con la potenza del suo Spirito, Dio, Padre di misericordia, vi trasformi l'offerta a lui gradita. Diciamo insieme, Signore, pietà. Signore, pietà. Affinché gli ebrei di ogni nazionalità riconoscano Gesù Cristo come Messia promesso dai profeti, preghiamo. Signore, pietà. Perché i cristiani che soffrono persecuzioni a causa della loro fede sappiano riporre in Dio ogni loro fiducia, preghiamo. Signore, pietà. Per coloro che in nome di una laicità male intesa si oppongono alla Chiesa di Dio con la parola, gli scritti e la legislazione, perché si rendano conto che è segno del Regno Divino, preghiamo. Signore, pietà. Affinché a contatto dei buoni, quanti non lo sono, abbiano a stimarne la vita, preghiamo. Signore, pietà. Affinché riflettendo che al Regno di Dio si giunge anche attraverso la tribolazione, nessuno si perda il coraggio nelle contrarietà della vita, preghiamo. Signore, pietà. E preghiamo ancora per tutti i defunti del coronavirus, perché siano ammessi a contemplare il volto luminoso del Salvatore, e perché ai loro familiari la solidarietà della comunità cristiana e della comunità civile possa portare conforto e consolazione. A questa preghiera vogliamo unire tutti i defunti dei quali conserviamo la memoria nel cuore, perché anch'essi possano partecipare alla liturgia del cielo. Preghiamo. Signore, pietà. Ascolta, Signore, la preghiera che ti abbiamo rivolto e donaci la tua grazia e la tua benedizione per Cristo nostro Signore. Amen.
La potenza di questo sacrificio ci liberi, Signore, dal peccato e ci faccia giungere più puri alle feste pasquali, principio della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona è questa. È veramente giusto ringraziarti e glorificarti, Dio onnipotente ed eterno, per la mirabile opera della redenzione in Cristo, nostro Salvatore. Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durezza dell'uomo e in un mondo lacerato da lotte e discordie lo rendi disponibile alla riconciliazione. Con la forza dello Spirito tu agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese. L'amore vince l'odio e la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, unica agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode. Allo stesso modo in quell'ultima sera, egli prese il calice e magnificando la tua misericordia lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, noi ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo, e nella partecipazione a questo convito eucaristico donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito, che è vincolo di carità, ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Renato, il Collegio Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla tua mensa, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme nuova, per godere in eterno la pienezza e la pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, mio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la presenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Signore Gesù, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Oh.
preghiamo. O Padre, questo sacramento che segna per noi il passaggio dall'antica alla nuova alleanza, ci spogli dell'uomo vecchio e ci rivesta del Cristo, nella giustizia e nella santità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con le opere di bene. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sotto la tua protezione cerchiamo a noi rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o correggi la gloriosa e benedetta. Gloria.